Ci troviamo in quella che era la cantina dell'oratorio, un ambiente molto vasto, sempre nel piano interrato, in quella parte di edificio che viene costruita nel 1860, quando Don Bosco riesce a comprare Casa Filippi. Casa Filippi era molto vicina a Casa Pinardi e dopo qualche anno di presenza in oratorio Don Bosco aveva bisogno di ampliare gli spazi. Riesce a comprare anche Casa Filippi, la amplia, la ristruttura e ampliandola costruisce un'ala che viene attaccata a quella delle camerette che erano già state costruite 4 anni prima. E esattamente sopra di noi, 3 piani sopra di noi, c'è la camera di Don Bosco. Siamo sotto esattamente le camerette, quelle che conosciamo essere le camerette di Don Bosco. La cantina che abbiamo trovato, o meglio, l'ambiente c'era, ma era stato questo sì ristrutturato negli anni e cambiato profondamente, si è rivelata come un ambiente molto bello e molto interessante. Anzitutto noi possiamo vedere la volta di questo edificio, molto semplice e senza intonacatura. Era semplicemente data una mano a pennello di calce bianca per poter disinfettare l'ambiente. Altro elemento invece molto particolare e bello, togliendo il pavimento che era stato fatto negli ultimi anni per poter dare una destinazione diversa a questo locale, abbiamo ritrovato esattamente il pavimento originale della cantina in piastrelle di cotto messe giù a secco. E poi nel pavimento della cantina abbiamo rinvenuto anche questi piccoli fori o questi fori di pozzi a perdere. Ovviamente erano quei piccoli pozzi, diciamo così, che servivano per scaricare l'acqua di pulizia delle botti una volta che si fosse fatta la pulizia e il risanamento della botte perché fosse pronta ad accogliere il nuovo vino. Nuovo vino che nella cantina si produceva tramite l'inserimento, diciamo, dei grappoli d'uva dell'uva dalle botole che troviamo nel soffitto e che ancora adesso, se vogliamo, aprendo, ci danno una comunicazione fra il locale della cantina e il porticato di Casa Pinardi che abbiamo al piano terra. È interessante vedere e sapere, perché ce lo raccontano le memorie, che Don Bosco era talmente povero nelle costruzioni che faceva che usava ciottoli di fiume. Era abbastanza comune usarli, ma se li faceva portare dai ragazzi dicendo portatemi e portate qualcosa per continuare a costruire il nostro oratorio. E i ragazzi, soprattutto nella Dora, ma anche nella Stura, più nella Stura che nella Dora, i due fiumi che sono qui vicino, andavano a cercare sassi e ce ne sono di dimensioni davvero molto importanti e molto grandi che sono venuti alla luce in questo momento in cui stiamo creando questi varchi per poter far accedere i pellegrini a questo ambiente sottostante. Siamo al primo piano di Casa Pinardi, o meglio del primo oratorio che costruisce Don Bosco nel 1854. In questo momento i lavori di ristrutturazione sono nella fase di demolizione, quindi stiamo tirando via tutte quelle superfettazioni, i pavimenti, le pareti non originali e stiamo tornando all'essenza del fabbricato. Abbiamo ritrovato le travature originali in legno sulle quali poi è stato costruito un solaio in laterizio negli anni successivi, ma la cosa più interessante è che c'è un solaio che viene sostenuto da una traversina del tram e lo vediamo in questo luogo. In quel punto si nota come in alto ci sia una putrella in ferro, non è una putrella normale di ferro, quella è una traversina del tram di Torino. Non sappiamo come sia finita lì sopra, ma dice probabilmente la povertà di materiale con cui lavorava Don Bosco e con quello che si trovava cercava di utilizzare al meglio per poter costruire il fabbricato.
In questo secondo piano di Casa Pinardi, nella parte frontale, ma anche poi nel primo piano, sempre la parte frontale, presenteremo le figure dei primi collaboratori di Don Bosco e di questi anche quelli che poi sono stati proclamati e riconosciuti santi dalla Chiesa. In particolare in questa sezione del secondo piano, accanto quindi alla sezione Don Bosco Santo, ci saranno il suo successore, Don Rinaldi. Don Rua invece sarà il primo piano, ci saranno Monsignor Versilia, ci sarà Don Variara, tutti Domenico Savio, Mamma Margherita, anzi Mamma Margherita, ricordiamo proprio che in questo luogo dove mi trovo io in questo momento aveva la sua stanza e qui Mamma Margherita muore nel novembre del 56. Insieme a Mamma Margherita e agli altri, nel piano sottostante, presentiamo quelli che sono i primi collaboratori di Don Bosco, santi o meno. Nelle sale invece retrostanti, sempre di questo piano, avremo la realizzazione di quella che è l'albero della famiglia salesiana e quindi tutti i rami che da Don Bosco sono nati e quelli poi che si sono riconosciuti nel carisma salesiano, in particolare evidenziando quelle che sono le figure di santità e che sono ora riconosciute dalla Chiesa. Siamo nel piano del sottotetto di Casa Pinardi, piano che è stato restaurato circa 40 anni fa e quindi il soffitto e le pareti non sono più quelle originali che erano in legno, ma ora sono in muratura. Molto bella però è rimasta, originale, la piccola scala che dentro al campanile della chiesa di San Francesco di Sales sale dal piano interrato fino al piano del sottotetto dove ci troviamo adesso e si vedono ancora i vecchi gradini in legno che continuano oltre il piano di calpestio del sottotetto e arrivano fino alla campana che funziona ancora oggi del campanile della chiesa di San Francesco di Sales. In questo piano c'erano le camere, le stanzette dei primi salesiani che, come leggiamo dalle memorie, erano ambienti molto freddi d'inverno, tanto che i primi salesiani dovevano rompere il ghiaccio dal catino che era fuori dalla finestra del proprio abbaino per potersi lavare nella propria stanza. Ovviamente di quelle stanze non è rimasto quasi più nulla, noi vediamo solo alcuni intonaci, il pavimento che era in origine leggermente più alto e infatti si può notare la differenza di quota che è stata recuperata da questa linea che era quella di basamento del pavimento precedente. È anche molto interessante questo tratto di rosone del campanile che è stato tagliato nella costruzione dell'edificio, perché ricordo che il campanile viene costruito l'anno successivo alla chiesa di San Francesco, chiesa di San Francesco 1852, campanile 1853, vecchia casa Pinardi che era molto più bassa, solo due piani, viene demolita nel 56 e nel 56 nasce questo edificio che è più alto, è uguale all'altra metà che era già stato costruito nei due anni precedenti, e che taglia a metà quel tratto di rosone. In questo piano del sottotetto abbiamo in progetto di costruire nella seconda fase del museo una camerata per poter far sì che alcuni giovani possano trascorrere una notte nella casa di Don Bosco, in questa camera, una camerata grande che allestiremo, una camera per un assistente e dei servizi, in questo ambiente del sottotetto come erano gli abbaini originali di Casa Pinardi.